Buonasera e bentrovati da Riccardo Borgio con una nuova puntata di Cartellino Verde dove analizziamo e raccontiamo i principali fatti di cronaca sportiva, però sotto un'altra lente di ingrandimento, alle volte uscendo dai campi di gioco, affrontando anche i temi della giurisprudenza sportiva. E quest'oggi parleremo intanto di un evento di cronaca sportiva, ovvero la multa occorsa alle giocatrici di handball beach della nazionale norvegese, le quali hanno scelto appunto di schierarsi in campo con i pantaloncini e non con il classico costume da bagno come siamo abituati a vedere in queste competizioni. E poi parleremo di una pratica, l'ambush marketing, utilizzata anche nella storia, nelle Olimpiadi, nelle Olimpiadi, come ad esempio quella, dei Coca-Cola negli anni, 90. Lo affronteremo questo argomento e ne parleremo con i miei due ospiti in collegamento Skype, l'avvocato Giulia Vigna e l'avvocato Fabio Iudica. Buonasera a entrambi. Buonasera. Ecco, avvocato Vigna, io partirei da lei, da questo fatto di cronaca occorso, lo ricordiamo, possiamo vedere anche la foto in questione che riguarda appunto le atlete norvegesi che si sono schierate in campo, come vediamo, con dei pantaloncini e non con il costume da bagno che siamo abituati sempre a vedere. Ecco, ci racconti com'è andata e cosa dice il regolamento perché hanno subito una multa? Hanno subito una multa perché il regolamento della competizione, in realtà le regole ufficiali del beach handball prevedono che le donne debbano indossare necessariamente il pezzo inferiore del bikini, insomma, quindi il costume da bagno. La nazionale norvegese ha deciso di non ottemperare a queste regole e addirittura ha preventivamente avvertito l'organizzatore della competizione dicendo che avrebbero violato questa regola indossando dei pantaloncini. La regola è particolare perché appunto prevede espressamente che le donne debbano indossare appunto il bikini, mentre i ragazzi, insomma, la maschile, debba indossare i pantaloncini. La regola è del tutto peculiare perché se pensiamo ad altri sport simili, quali ad esempio il beach volley, che tutti noi, cioè, immaginiamo, sappiamo che il beach volley femminile spesso e volentieri rappresenta le atlete con il costume. In realtà l'FIVB, quindi l'organismo che regola il beach volley, non prevede un obbligo per le atlete di indossare il costume da bagno, ma prevede solamente per atleti sia quindi nel maschile che nel femminile che la divisa sia uguale. Quindi ad esempio che si indossino lo stesso pantaloncino, che si indossi lo stesso pantalone lungo o lo stesso costume se voluto, però diciamo la regola è meno invasiva, mettiamola così, perché ovviamente la decisione è destato scalpore nel momento in cui ci si chiede il motivo per cui si debba obbligare una giocatrice a indossare il costume da bagno invece di un pantalone, come succede per i maschi. Questo è un po' per riassumere. Ecco, avvocato, scendiamo più nel dettaglio. Ci sono altre federazioni? Lei ha citato appunto il beach volley, ma ci sono altre federazioni che appunto ottemperano a questo regolamento con regolamenti simili? Allora, come dicevo, il beach volley è diverso, molto diverso e devo dire molto inclusivo, nel senso che ha proprio ragionato su alcuni paesi, pensiamo ai paesi insomma, dell'est, pensiamo all'Arabia Saudita, pensiamo a paesi in cui le Sì. donne per loro religione indossano indumenti molto più protettivi e quindi hanno studiato una regola che prevede la possibilità di indossare qualcosa di lungo, manica lunga, pantalone lungo, proprio perché per rispettare insomma, una questione di diversità. E in tutte le federazioni in realtà hanno dei regolamenti che si applicano alle divise indossate sul campo. Il motivo è sicuramente un motivo di immagine, nel senso che ovviamente la federazione che ha il controllo della disciplina vuole dare un'immagine uniforme allo sport. Quindi questo è un primo motivo. Un secondo motivo è anche un motivo legato proprio a come si svolge lo sport sul campo, perché pensiamo anche all'arbitro che si trova sul campo e ha Sì. bisogno individuare i componenti delle due squadre. È chiaro che se tutti giocassero con divise multicolori o tutti giocassero con divise dello stesso colore sarebbe estremamente complicato per l'arbitro capire. Faccio un altro esempio nella pallavolo. Nella pallavolo c'è il ruolo del libero. Il libero entra Sì. in campo, fa solamente il giro in seconda linea e dopodiché esce dal campo. Il libero ha necessariamente la maglia diversa. Perché? Perché è più facile anche
segnapunti, individuare la persona che deve entrare e uscire dal campo necessariamente quando rispettivamente inizia il giro di seconda linea e finisce il giro di seconda linea. Quindi insomma tutte le federazioni fanno questa cosa. La terza e ultima ragione per cui la federazione regolamenta il vestiario, insomma l'abbigliamento in campo, è quello di evitare che ci siano indebiti vantaggi, perché come sappiamo insomma l'abbigliamento è parte dello sport e può, se non regolamentato, comportare dei vantaggi per alcuni atleti a discapito di altri. Ecco, quindi effettivamente, diciamo, anche secondo la sua esperienza, diciamo, una federazione che regolamenta l'abbigliamento degli atleti non lo fa per una ragione meramente estetica, ma anche prestazionale poi all'interno del campo da gioco, che sia appunto sulla spiaggia o sulla sabbia o su qualsiasi terreno poi si va a competere. Sì, anche in piscina, anche in piscina. E su quest'ultimo punto, peraltro, negli anni passati, adesso parliamo di un episodio occorso in realtà più di una decina di anni fa, però si era parlato all'epoca di cosiddetto doping tecnologico. Sì. Perché? Perché che cosa era successo? In sostanza, a un certo punto, insomma, le case produttrici di costumi da bagno realizzano che il problema del nuotatore, cioè il nuotatore che entra in piscina, non ha solo bisogno di qualcosa che lo copra, quindi che non mostri insomma le parti intime del nuotatore, ma può aver bisogno di migliorare le proprie prestazioni in acqua. Quindi che succede? Già dai primi anni 2000 iniziano a essere fatti degli studi su come migliorare le prestazioni in acqua, quindi ridurre l'attrito, migliorare lo scivolamento in acqua, e questa cosa porta alla creazione, all'ideazione di un costume da bagno lungo, lo chiamavano long john, quindi maniche lunghe, pantalone lungo, perché questa cosa migliorava e riduceva l'attrito sull'acqua. Sì. E questo indumento venne in realtà approvato dalla FINA, venne approvato dalla FINA, ma ci fu un coinvolgimento del TAS all'epoca, in cui ancora faceva la funzione consultiva, da parte del Comitato Olimpico Australiano, perché il Comitato Olimpico Australiano doveva capire chi poteva mandare, quali atleti potevano essere mandati, inviati ai giochi olimpici, insomma, come rappresentativa. E quindi si chiesero, visto che non è ben chiaro, che succede per quegli atleti che indossano questi costumi, per evitare ovviamente una squalifica. Certo. E fu molto interessante perché tutto era basato su una regola che dice, all'interno dei regolamenti della FINA, la Federazione Internazionale Nuoto, che dice che non bisogna indossare devices, quindi attrezzi, equipaggiamenti che possano portare un indebito vantaggio in acqua. E in quell'occasione quindi il comitato australiano si preoccupò di questo aspetto, cioè dice non è che il costume long john può essere considerato un device, un equipaggiamento non consentito, e alla fine rispose che in realtà quella regola non era stata pensata per i costumi da bagno, era stata pensata per evitare, non so, che ci si mettesse delle pinne, che si indossassero insomma qualcosa tra le maniche che permettesse di nuotare più Sì. velocemente. E quindi quella fu in realtà la prima occasione in cui la FINA si rese conto che effettivamente c'era un problema da questo punto di vista. Tant'è che poi più avanti nel 2008 venne sviluppato un costume addirittura più performante perché conteneva poliuretano, quindi parti di plastica che permettevano di galleggiare meglio, di scorrere meglio sull'acqua. E fu una situazione estremamente complicata perché l'utilizzo di questo costume, che all'inizio fu appunto approvato, omologato dalla FINA, comportò dei vantaggi in vasca incredibili, incredibili. Lo stesso Ian Thorpe disse che quando indossava quel costume in acqua si sentiva assolutamente più veloce, più agile, eccetera. Infatti poi subito dopo ci fu un controordine della FINA che disse ok, questo costume non può essere utilizzato. E da allora la FINA regolamenta in maniera molto più dettagliata i costumi in acqua, proprio per questo motivo. Ecco, quindi ci sono stati anche negli anni, per chiudere, avvocato, degli interventi da parte delle federazioni nazionali e internazionali per arginare appunto il fenomeno del doping tecnologico. Sì, faccio un altro esempio che è estremamente interessante e esula dal contesto nuoto. Pensiamo all'atletica. Sì. Nell'atletica, soprattutto non pensiamo ai 100 metri perché insomma la corsa è estremamente breve, ma pensiamo alla maratona, ad esempio. Che succede? C'è una regola all'interno della World Athletics, che è la federazione internazionale, che impedisce a coloro che competono di indossare, diciamo,
avere equipaggiamenti e attrezzature che producano musica, che Sì, riproducano gli musica. auricolari era stata vietata, se non sbaglio, anche nella maratona di New York, quindi a Sì. livello anche più amatoriale, diciamo, dei partecipanti. Sono due ragioni. La prima ragione è una ragione di sicurezza perché hanno paura che soprattutto in un contesto come la maratona di New York, se qualcuno ascolta la musica ad alto volume, non si rende conto di che cosa succede intorno a lui e quindi, o lei e quindi non si rende conto magari di pericoli che stanno arrivando. Ma la seconda ragione è una ragione, torniamo anche qui sul doping tecnologico, perché? Perché se il corridore imposta una playlist di un certo tipo che mantiene un certo ritmo, questa cosa aiuta il corridore a mantenere il ritmo nel corso della gara e quindi è chiaro che costituisce un vantaggio indebito per coloro che lo utilizzano, a prescindere dal fatto che utilizzando un auricolare o un cellulare potrebbe anche essere che questi vengano contattati dall'allenatore, ad esempio durante la corsa. Certo. Ma in realtà il tema era più un tema di avere strumenti che aiutano a mantenere il ritmo a svantaggio degli altri atleti che non li Anche utilizzano. perché penso, insomma, agli atleti professionisti che durante le gare regolano anche il battito, la respirazione, quindi questo può essere comunque un vantaggio non da poco per la competizione in sé. Avvocato Iudica, passo a lei la palla perché si è parlato anche negli anni, nelle competizioni olimpiche di ambush marketing. Ecco, partiamo da qui, intanto dalla definizione poi di ambush marketing. Permettermi, prima vorrei fare un'osservazione rispetto a quello che stava dicendo l'avvocato Sì, Vigna. prego. Una delle cose interessanti che poi è sorta il 5 luglio di quest'anno, durante le Olimpiadi, si è discusso molto di, sempre con riferimento al nuoto, proprio al contrario, invece di queste cuffie afro, diciamo fatte dalla Soul Cup, in cui in realtà il Comitato Internazionale Olimpico ha vietato questo utilizzo, questo perché la scusa era, il pretesto era perché non realizzavano la forma della testa umana, ma in realtà di fatto impedivano, hanno impedito, adesso ridiscuteranno sull'utilizzo, a delle nuotatrici africane che avevano questi capelli, quindi di poter avere delle cuffie più confortevoli. In realtà per la conformazione stessa di queste cuffie, addirittura si può pensare che queste cuffie siano più un ostacolo che non invece un vantaggio, eppure il CIO le ha vietate, vedremo poi nel prosieguo che come si comporterà. Ritornando invece alla sua domanda e quindi all'ambush marketing, torniamo al concetto di ambush, per chi magari non è Sì. così avvezza all'inglese. Ambush cosa vuol dire? Imboscata in sostanza, no? Se ci ricordiamo le famose imboscate degli indiani nei confronti dei cowboy. Qui perché? Perché in sostanza l'ambush significa la possibilità di associare un marchio ovviamente ad un evento. Qual è la differenza? Che il marchio non è autorizzato e quindi in sostanza noi diciamo ci sono delle possibilità che delle società di sponsorizzazioni che non hanno ottenuto dal CIO piuttosto quindi dal Comitato Olimpico Internazionale l'autorizzazione a poter diciamo diffondere, utilizzare i propri marchi all'interno della manifestazione delle Olimpiadi lo possono utilizzare. Ecco, avvocato, entrando più nel dettaglio, perché ci sono stati anche degli eventi, se non sbaglio, nel 96 con la Coca-Cola proprio durante le Olimpiadi, perché diciamo, ecco, cosa c'è di male banalmente? Penso in prima battuta al fatto che un determinato marchio paghi molti soldi per entrare poi nella sponsorizzazione ufficiale dell'evento e magari in quel caso Coca-Cola affisse proprio dei cartelli pubblicitari all'ingresso o comunque sulle strutture che ospitavano i giochi in quell'anno e quindi creando una sorta di sponsorizzazione per l'utente che andava poi a vedere l'evento visiva. E certo, qual è il problema? Il problema è che si crea una confusione tra lo sponsor, come giustamente ha detto lei, che ha pagato, quindi ha corrisposto, quindi ha pagato i corrispettivi molto elevati per poter essere considerato come sponsor ufficiale, e chi invece questi corrispettivi non li ha pagati. Per aiutare un pochino gli ascoltatori, facciamo due o tre esempi. Allora, l'ambush marketing esistono tre tipi: uno per associazione, cioè associamo il nostro marchio all'evento, ovviamente in maniera illecita, quindi il caso che faceva appunto lei, di fronte all'evento io lo associo. Oppure il marketing
marchio per, l'ambush marketing per intrusione. Intrusione cosa vuol dire? Vuol dire all'interno della manifestazione, ovviamente io cosa faccio? Inserisco in maniera proditoria, in maniera illecita alcuni marchi. Oppure invece quello che spesso è più lecito per saturazione. Cosa significa? Prima dell'evento può capitare che i soggetti che non sono autorizzati però acquistano invece in maniera lecita, per esempio, immaginate le pubblicità. Quindi se ad esempio l'Adidas è sponsor di un certo dei giochi olimpici, la Nike cosa fa? Prima e dopo, diciamo, l'evento acquista pacchetti di pubblicitari e quindi in sostanza accosta il proprio marchio all'evento. Questo in maniera lecita però. Certo, ecco, diciamo, però se ne è parlato soprattutto durante le Olimpiadi, perché nel 96 con la Coca-Cola, penso a un altro dettaglio, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, la Nike con delle scarpe di un atleta che poi vinse l'oro, quelle scarpe erano color oro e praticamente le telecamere inquadrarono solo quelle scarpe di quel colore. Esatto, come però vi aveva già accennato anche l'avvocato Vigna, in realtà ci sono appunto, c'è la possibilità di utilizzare, poi dipende poi chiaramente dallo sport e sport, la possibilità che attivi, diciamo, degli attrezzi tecnici, in questo caso le scarpe, come giustamente ha fatto osservare lei, possono essere utilizzati dagli atleti liberamente. Quindi l'atleta che ovviamente è sponsor Nike, se per esempio le Olimpiadi sono sponsorizzate invece dall'Adidas, può tranquillamente utilizzare le proprie scarpe. È evidente, come lei ha sottolineato in maniera corretta, che nel momento in cui questo atleta vince, e tra l'altro vince l'oro, il fatto che ci sia il baffo Nike d'oro chiaramente dà alla Nike una grandissima visibilità. Pensate a un altro caso molto interessante: a Londra 2012, una famosissima, diciamo, casa di produttrice di auricolari, ne parlavamo prima proprio a proposito delle corse, cosa ha fatto? Ha distribuito a tutti i nuotatori gratuitamente, la società era la Beats. Prima della piscina, se entravano in piscina tutti questi, pensiamo a Su Yang e tantissimi altri atleti di fama internazionale, si sono presentati con queste cuffie facilmente riconoscibili, con questo marchio, che ovviamente non era stato regalato loro dalla società, ma non aveva firmato questa società nessun tipo di accordo con il CIO. Ecco, avvocato, ci sono state, come del resto per la domanda che ho fatto all'avvocato Vigna, delle sanzioni da parte su proprio questa pratica, diciamo, di ambush marketing poi nella storia delle competizioni olimpiche, ma anche delle competizioni internazionali? Sì, ci sono state sanzioni. Intanto spieghiamo che ci sono dei regolamenti, Sì. o meglio delle leggi addirittura nazionali. Rio, per esempio, ha fatto legge nazionale. Per Milano Cortina c'è già una legge che è entrata già in vigore per come devono essere disciplinati. Ci sono sanzioni, ovviamente, la maggior parte di natura economica. Pensate, ad esempio, che la Budweiser è stata sanzionata perché durante i mondiali, che cosa ha fatto? Questa era divertente, delle ragazze sono entrate in uno stadio. E a un certo punto si sono tutte tolte le magliette e si sono presentate tutte con questa maglietta arancione della Budweiser, e quindi chiaramente questo è il caso di ambush marketing per intrusione, e ovviamente poi la società è stata sanzionata dal punto di vista economico perché aveva fatto questo illecitamente, diciamo, aveva fatto questo ambush marketing di intrusione. Quindi sì, ci sono diversi casi in cui si sono state sanzionate le società. Ecco, avvocato Vigna, ripasso a lei perché diciamo nelle varie competizioni generali, ripassando un attimo all'argomento del doping tecnologico, può andare in contrapposizione, diciamo, questo con l'utilizzo appunto di congegni? Chiaramente pensavo alle cuffie, come da voi citato prima. Per diciamo intromettersi, ecco, nella pubblicità all'interno delle competizioni. Un altro dei motivi che non ho menzionato per cui le divise vengono regolamentate è proprio quello di arginare il fenomeno di sponsor che entrano senza che potessero entrare. Faccio un esempio semplice e classico. La Lega Calcio Serie A non permette alle squadre di calcio di inserire inopinatamente sponsor sulle magliette o sui pantaloncini. C'è una regolamentazione ben precisa da rispettare. Quindi tendenzialmente, spesso e volentieri, l'organizzatore della competizione cerca di più o meno prevedere quantomeno quanto sulle divise che cosa accadrà e quindi di regolamentare in maniera molto dettagliata quello che accade. È chiaro che
non credo potessero immaginare, ad esempio, CIO probabilmente non aveva pensato alla possibilità che dei nuotatori entrassero in piscina indossando delle cuffie, quindi queste cose succedono soprattutto su situazioni, diciamo, inaspettate. E per chiudere, chiedo un commento a entrambi proprio sulla questione degli sponsor. Ne abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate di Cartellino Verde. Avvocato Vigna, parto da lei. Ci ricordiamo tutti quei gesti, no? Degli atleti, penso anche al più eclatante, forse Cristiano Ronaldo, durante gli europei, che comunque spostò la bottiglietta di Coca-Cola e diciamo. Disse bevete acqua. Ecco, in quel caso. Allora, io se fossi la Coca-Cola, diciamo che non avrei un approccio molto morbido con Cristiano Ronaldo, nel senso che nel momento in cui io sono sponsor dell'evento mi aspetto e tendenzialmente prevedo contrattualmente che il mio sponsor sia rispettato e che l'immagine del mio sponsor sia rispettata. Qui il problema è che cosa ha fatto Cristiano Ronaldo? Di fatto, tra l'altro sportivo di fama internazionale, ha fatto intendere, soprattutto magari alle generazioni più giovani, che bere Coca-Cola non permetta di avere prestazioni ad alto livello. Questo ovviamente va a ledere, secondo me, in maniera importante l'immagine della Coca-Cola. Quindi mi aspetto che ci siano conseguenze di un certo tipo per comportamenti del genere. Ecco, avvocato Iudica, per chiudere, un suo parere. Ecco, per quanto mi riguarda, interessantissimo quello che diceva giusto l'avvocato Vigna, anche perché il problema qual è? Cerco di essere chiaro con gli ascoltatori. Ma Cristiano Ronaldo è sanzionabile, per questo è uno dei problemi grossi. Allora, il problema è che la Coca-Cola non ha fatto un accordo con Cristiano Ronaldo, non Sì. è, perché non è un suo sponsor, l'ha fatto ovviamente con chi ha organizzato l'evento, quindi con la UEFA. La UEFA ovviamente cosa fa? Obbliga i propri associati, quindi le varie associazioni nazionali, in questo caso la federazione portoghese, a tenere un determinato comportamento. E quindi poi la federazione portoghese che deve obbligare i propri atleti, in questo caso Cristiano Ronaldo, a mantenere quel comportamento. Quindi a cascata poi si arriva a Cristiano Ronaldo. Interessante era il discorso poi che sul giorno successivo Pogba ha fatto una cosa simile. Che cosa ha Sì. fatto Pogba? Ha preso la birra dell'Heineken e l'ha spostata. Però qui il problema qual era? Che Pogba l'ha fatto per una ragione diversa, per ragioni religiose. Allora a questo punto si apre un problema perché può un calciatore che per ragioni religiose spostare una birra, perché ovviamente è alcolica e quindi è contro la sua religione, e quindi qui si aprirebbe ovviamente un mondo, ma per ragioni di tempo ne discutiamo, ma sicuramente molto interessante. Ecco, io ringrazio appunto i miei due ospiti per la chiacchierata su due temi di estrema attualità. Sicuramente vi tornerò a disturbare dopo la pausa estiva per trattare altri temi sicuramente di attualità anche relativi poi alla proiezione degli eventi internazionali, perché si giocherà appunto la nazionale con la Confederation e poi chiaramente si proietterà tutto al Qatar 2022 e ai campionati nazionali. Grazie a entrambi e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci e saluti Grazie, all'avvocato Vigna. Carlo. Buona Arrivederci. serata. Grazie. E appunto ringrazio l'avvocato Giulia Vigna e l'avvocato Fabio Iudica per aver commentato insieme due fatti di cronaca sportiva. Uno tra questi, appunto, la multa corsa alla nazionale norvegese di beach handball per aver indossato dei pantaloncini e non appunto il consueto costume da bagno. L'artista Pink addirittura si è proposta di pagare la multa alla nazionale e poi appunto di una pratica che ormai da diversi anni entra nel mondo dello sport e nelle competizioni internazionali come l'ambush marketing già appunto dal 96, lo ricordiamo con la Coca-Cola e con altri insomma marchi, con altri marchi internazionale. Noi chiudiamo qui la puntata di Cartellino Verde, seguiteci sempre sul 264 del digitale terrestre, la nostra programmazione continua. Un saluto da Riccardo Borghi.